Ho chiesto ai miei spettatori di inviarmi una foto del loro sfondo del computer. C'è chi si mette il suo anime preferito, chi si mette Shrek, chi si mette delle mie foto. E poi la gente incredibilmente pro che lascia lo sfondo base. Ma soprattutto pieno di persone che non hanno attivato Windows. Mannaggia a voi! Ci vediamo stasera in live su Twitch alle 20:30 per reagire alla vostra homepage di YouTube. Così scopro che cosa vi guardate, eh? Buona visione! E iscriviti al canale, porca miseria. Go back with the Forms Knight! Wow, damn! Hai un ottimo sfondo, questo significa che hai davvero una cura particolare per i tuoi apparecchi tecnologici, però lo vedo che c'è scritto attiva Windows qua. Puoi avere il computer più bello del mondo, però devi attivare Windows. Molto male! Ma che cazzo di sfondo è? No, io odio gli sfondi troppo colorati perché mi perdo le icone. Tipo, questo già a sinistra va bene. Buonasera, Poldo. Ecco lei la foto dei miei 3 wallpaper. Sto lentamente tentando di fare tutto il PC a tema Portal Aperture Science. È tutto a tema Portal. Figo, molto bella in realtà come postazione. Tutto molto bianco, molto bene. Papera piuttosto incazzata. Ma che papera è poi? Ma perché, che cazzo di sfondo è? Ma è orribile. Con tutte le papere carine che ci sono al mondo. Ma che è che censuri le icone? Lo so che cosa c'è nascosto qui sotto, eh? Questa foto mi trasmette nostalgia. Non so perché. Allora, questo è uno sfondo di una persona violenta. Però mi fa morire che c'è un carro armato di violenza, di guerra terribile. E poi Roblox. Wow, qua abbiamo la postazione da gaming ultra. Merda. Cioè, tu stai sdoppiando il monitor del portatile e lo stai portando qui, in questa televisione grande. Ok, ora ho capito. Molto carino. Sei l'unica persona al mondo che probabilmente ha usato lo sfondo quello là, ripeti. Si chiama ripeti, tipo, che puoi mettere allarga, estendi, e poi c'è il ripeti che te lo mette così. Wow, questo sfondo ce l'ho avuto per molto tempo anch'io e mi era piaciuto. Cioè, l'ho tenuto per così tanto tempo perché l'avevo scaricato da qualche parte che a un certo punto ho fatto, wow, ma io perché ho sto sfondo? Cioè, da dove arriva? L'ho cercato, ho fatto il reverse search del mio sfondo e ho scoperto che era un gioco chiamato Firewatch. L'ho giocato e ho fatto merda, non mi toglierò mai sto sfondo. Poi l'ho tolto perché vabbè, ho cambiato computer, però Firewatch mi è piaciuto un botto. E il fatto che io l'abbia scoperto da uno sfondo per computer è tipo... Ok, marketing, che cazzo ne so? Wow, allora, gli sfondi che si collegano tra di loro sono molto belli, ma io ho 2 monitor diversi tra di loro, di cui uno è curvo e uno è più piccolino, quindi è tipo strano, non lo posso fare, però ci sta. Wow, merda, che questa foto è incredibile. Questo sfondo è molto carino, l'hai fatto tu o è di un videogioco? No, vedo che hai tipo Illustrator, quindi probabilmente l'hai fatto tu. Procreate, sì, Inktober, ok, sì, scusa, ti sto guardando le cartelle nel computer, volevo capire se l'hai fatto tu. È molto bello questo sfondo, complimenti. Farsi lo sfondo da solo è la vittoria vera. Avevo un amico che si faceva lo sfondo da solo ed era tipo wow, personalizzazione. Oh, è finalmente qualcuno che c'ha uno sfondo di Dragon Ball. Non l'avevo ancora visto, però cazzo, ci voleva in mezzo a questa roba. Attiva Windows, porca puttana! Scusami, io sono stato troppo cattivo nei tuoi confronti. Attiva Windows se vuoi. Oddio, ma si stanno per scontrare queste due macchine? Tremendo. Hai uno sfondo dei Weezer, è molto carina questa cosa, complimenti. Wow, cos'hai? Cosa sono tutte quelle cose nel PC? Ultra Kill, ma perché siete tutti fissati con Ultra Kill in quest'ultimo periodo? Non è vero, dai, non è vero. Questo è un cazzo di iMac di non so che anno. Merda, è molto figo, è l'iMac del 98, credo. Merda, questo realest wallpaper in the game. Vabbè, che poi c'è collegata questa tastiera moderna, non c'entra nulla. Max Verstappen, è lui? Merda, t'ha pure firmato il computer, che fico. Ci tengo a dire che l'ho cambiato apposta per la Forms Night. Puoi toglierlo subito per cortesia? Questa è la macchina del mio team con cui ho fatto il primo podio in una gara di sim racing. Bro, cioè tu guidi queste macchine? Cioè hai partecipato a una gara di queste auto? Damn. Wow, quindi questa è una foto importante. Ah, ok, è un videogioco. Ah, sim racing. Però c'è letteralmente scritto sim racing. Ah, simulator racing, penso. Mondo di Iron Blades con shader, ne vado fierissimo. Merda. Questo è il mondo creato da Iron Blades con le shader. Damn, è un po' a bassa risoluzione, però non ti fanno male gli occhi. Wow, questo è molto carino. Sai che mi piace un botto? Questo sfondo sembra quello di Kungerschnacht. È quello! Merda, ho riconosciuto il globo. Guarda qua, le stesse nuvole. È quello. Questa è la foto del Cheetos in acqua, che poi non era un Cheetos, abbiamo scoperto, era tipo un limone o qualcosa di simile. Bella questa qua, viene da una scorsa Fortnite, ce l'ho anch'io salvata nel computer. Wow!
Non sembra, ma è un pollo. Effettivamente è un pollo, si vede che è là in mezzo, là sotto. Molto carino. Wow, bro, ma quanto sei ricco per avere questa macchina. Ma è tua la macchina? Sì, presa tu. Ah, ce l'ha anche nella foto profilo, vediamo. Sì, è la sua. Gesù Cristo, che paura questa foto, raga. Che cazzo di paura. Ti sta scrutando nell'anima, è terrificante. Tipo... Wow, Gesù che fa vedere a Pepe Minecraft. No, manco Minecraft, T-Launcher. Partiamo male. Questo è Goku finalmente. Oh, bravissimo. Ma perché è messo così? Ma questo è Windows XP. Ma quindi sono sopravvissuti degli esemplari di Windows XP? Cioè, wow, grande Goku. Yay. Izzy, il mio cantante preferito. Allora, sei il tuo cantante preferito sicuramente. Per quanto possa essere il tuo cantante preferito, non vedo perché deturpare la sua foto mettendogli dei baffi cinesi e un cappello e una fascia dei carabinieri nel polso. Se davvero Izzy è il tuo preferito, allora non dovresti deturpare. Parla. Cos'è questo? Ah, è Dario Moccia, ci ho messo un sacco a capirlo. Damn, look at that. È molto carina questa gif. L'avevo già vista da qualche parte, non mi ricordo dove. Wow. Tra l'altro c'è pure l'effetto del sole, è incredibile. Ha fatto proprio bene. Sfondo che devo cambiare perché è invernale ed è uno sfondo animato. Wow. No, è incredibile se è uno sfondo animato. Quindi è tipo il camino, merda, mi devo mettere il camino come sfondo. Questo è molto bello. Ho la barra delle applicazioni che scopare. Scusa, cosa fa la tua barra delle applicazioni? Fatto tutto in Paint, ovviamente preso da un'immagine di Terraria. Ero annoiato, quindi c'è un po' di roba a caso. Wow, tu hai ricreato tutta una scena di Terraria con il merda. Io da quando ho finito Terraria non voglio più ricominciarlo. Cioè io se rinizio Terrara Terrara, vabbè. Ferrara! Se sei di Ferrara, sei morto. Dicevo, Terraria, l'unica volta in cui l'ho giocato e l'ho finito, poi ho fatto oh, basta, non ci giocherò mai più. Poi Lisa Simpson come sfondo il computer. Beh, dai, è bello, ci sta, è particolare. Ecco qua, viva l'assenza di personalizzazione. Viva l'omologazione. Chi se ne frega di personalizzarsi? Dove siamo? Nel 2006, quando ci mettevamo i glitter nella cover del telefono? Quando ci andavamo a mettere le patch nella giacca di pelle? Io voglio essere uguale a tutti, cazzo. Scusa la saturazione, l'ho fatto io con Blender. What? Merda! Se l'hai fatto tu con Blender, frate, è tanta roba. Cioè, simulazione del sott'acqua, fighissimo. Wow! Tu hai una foto con me seria come sfondo. Toglila subito. Semplicemente il mio portatile. Trova i 6 Shrek nascosti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, sono uno per lente. Ok, ora l'ho visto. Posto. Era sul computer della scuola. E chissà chi ce l'avrà messo. L'insegnante di laboratorio ce l'avrà messo. Don't judge me. Ma che? Ma che sta facendo? Sta leccando una catena di ferro. Ma non è igienico. Wow. Questo è uno sfondo base molto bello. Allora, schermo main con flight radar 24, secondario con un Vimer e poi una panoramica perché non sapevo come fare una fob larga. Il paper in genere ovviamente è interagibile. Tu controlli tutti gli aerei del mondo. Ma lo sa l'avionatica, come si chiamano quelli degli aerei? Oh, però qua c'è una cosa importante. Fatto da me in 3D su Blender. Merda, brother, è incredibile. Tra l'altro, che goduria le icone messe tutte così. Ah, tanta roba. Undertale, sfondo, scimmia, furry, io, Dragon Ball. Madonna, questa combo di sfondi, ma porca miseria, ma come siamo passati da furry a me a Dragon Ball? Mio Dio, è stata una sequenza, mi ha fatto male. Questo è lo sfondo del mio computer, minchia, bro. Ma mettigli una, non so, una, non me lo salvo, mi piace molto questa foto. Come lo usi poi? Cioè, perdonami. Vabbè. Wow, damn, look at this boy, cosa sta facendo? Perché hai foto di pistole nel tuo monitor? Queste sono foto di pistole, che stai facendo? Bro? Skibidi Toilet? Hai pure il peluche di Skibidi Toilet? Oh mio Dio, tu hai portachiavi di Skibidi Toilet? Hai pure un mini Skibidi Toilet? Bro, io ti voglio uccidere! Questo sfondo è preso dall'anime della vita, Dragon Ball. That time I got reincarnated as a slime. Che cos'è, un episodio di Dragon Ball? Bello, però attiva Windows, bro. Questo è un bellissimo sfondo, uno dei miei sfondi preferiti, però attiva Windows. Questo è Persona 7, se non sbaglio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sì, Persona 7. Questa è molto bella. Tu hai come skin il pesce di Fortnite. Molto bello. Sensazionalus! Sensazionalus!
Questo è un monitor 45 terzi, tipo. Mio Dio santissimo, sono tre monitor in uno, porca puttana. Ma che ci fai con tutto sto spazio? Merda santa, è un 32 noni. Guarda, io con un 32 noni penso mi guarderei un sacco di episodi di Dragon Ball. Tipo 6, non lo so, qualcosa di... O tipo 7, non più di 7, perché poi mi annoio. Non riesco a guardare più di 6 episodi di fila. Invece di mandare lo sfondo del PC, ti mando lo sfondo dentro il PC. Merda, questi sono tipo i monitor che costano un sacco, secondo me, queste cose. Tipo, hanno aggiunto 200 euro al tuo PC. Bro, però è figo, puoi metterci qualsiasi cosa vuoi, vero? Io ci metterei tipo, che ne so, una partita di Clash Royale di ciccio. Brutta, ma non mi lamento. Merda, questa vedi che sembra pure AI generated per qualche cosa. Forse non lo è, però va bene. Skip avanti. Rizla Suzuki. Che cos'è questo sfondo? Merda, bro, è particolare. Hai anche tu la bandiera dell'Albania. Ma se sei albanese devi avere la bandiera dell'Albania nel computer, tipo per legge. Il PC non ha tutti i function perché è un pappagallino a cui piace staccarli. No, è stato staccato da un pappagallino. Bellissimo. Tutti i function sono stati staccati dal pappagallino. Sono tutti assenti. Tra l'altro il tuo pappagallino odia solo i function e il 7. Basta. Gli altri numeri non gli piacciono, le altre lettere non gli piacciono. Lui vuole solamente il tasto function. Ma perché hai cerchiato quella persona? Chi è? Oh cazzo, c'è Goku, non l'avevo visto. Oh mio Dio santissimo, che paura. Merda, ho sentito un sobbalzo al cuore quando l'ho visto. Sono stato fregato da sto meme di merda. Che palle. Poi ne ho visti un botto di queste robe. Bello questo sfondo, molto carino. Ero arrabbiato e ho messo le cuffiette sulla tastiera. Ho chiuso velocemente il portatile e niente, ho rotto i cristalli ripidi e non so quanto costi aggiustarlo. No! Tu hai poggiato gli auricolari sulla tastiera e poi hai chiuso il computer? Merda, frate. Madonna santissima. Siamo noi, siamo la gang dell'automizzazione. Siamo la gang che va contro la personalizzazione. Siamo la gang dell'omologazione. A noi piace omologarci, cazzo, siamo noi. Attiva Windows. Madonna, ma tu hai come sfondo qualcosa con una filigrana? PNG3. Merda, ma le cose con la filigrana? No, per carità di Dio. Cioè, già hai la filigrana di Windows che devi attivare Windows perennemente attiva. Poi hai pure la filigrana? No, bro, ma sta cosa non va per nulla bene.